creiamo subito una struttura HTML. Apriamo il nostro localhost, all'interno non vi è nulla, apriamo il nostro atom, all'interno della nostra struttura www andiamo a identificare. Ok, qui ci creiamo, possiamo farlo anche da qui, qui ci creiamo una cartella HTML al suo interno, creiamo un file index.html. È importante che il file si chiami index.html perché quando il web server andrà a cercare all'interno della directory, ad esempio www, o si troverà all'interno della cartella HTML, la prima cosa che andrà a cercare sarà il file index.html. Trovato il file index.html, ci farà visualizzare il suo contenuto. Dal momento che abbiamo dato l'estensione HTML, il web server capirà che all'interno ci sono istruzioni HTML e ce le farà visualizzare. Cominciamo subito a scrivere del testo. Ciao, sono io. Io chi? Io. Se andiamo a visualizzare adesso, aggiorniamo, vediamo che abbiamo la cartella HTML, la cartella del nostro progetto, entriamo, abbiamo visualizzato il codice che abbiamo scritto in Atom. Andiamo adesso a crearci un po' di struttura. Ad esempio, la prima cosa che vogliamo fare è crearci il titolo. Titolo della pagina, questa è la mia pagina HTML. E chiudiamo l'H1. Salviamo e visualizziamo. Abbiamo scritto il titolo della pagina e abbiamo sotto ancora del testo che anch'esso, essendo un paragrafo, racchiudiamo all'interno del paragrafo, quindi del tag P. I tag si aprono e si chiudono con questa sintassi, ovvero prima diamo il tag che ci interessa e poi con la stessa sintassi ma preceduto da un backslash lo chiudiamo. In questo modo la pagina, se andiamo a dare una sbirciatina, ha al suo interno i tag correttamente chiusi. Abbiamo un errorino perché la pagina non è correttamente strutturata. La strutturiamo subito. Prima di tutto dobbiamo dirgli, far capire al web server che analizzerà il nostro file, che qui stiamo parlando di un documento HTML5, per cui gli diamo un doctype con una sola T HTML. Questa sintassi identifica l'HTML5. Dopodiché dobbiamo racchiudere tutto all'interno del tag HTML. Tutto significa che tutta la pagina sarà racchiusa all'interno di questo tag. Benissimo. Importante è la sezione che segue l'HTML, che è la sezione head, che apriamo e chiudiamo in questo modo. Al suo interno gli diamo fondamentalmente due attributi. Prima di tutto andiamo ad identificare il charset della pagina, ovvero andiamo a dire al web server che con il meta charset andiamo a dire che i caratteri che visualizzerà sono italiani e glielo diamo con lo standard UTF-8 e chiudiamo il tag meta. In questo modo andiamo a identificare correttamente i caratteri speciali che normalmente magari non ci sono nelle altre lingue, ma comunque lo standard UTF è quello che identifica tutta la serie di codici, compresi quelli italiani. Successivamente
Subito dopo gli diamo il tag title che va ad identificare il titolo della pagina, quello che noi visualizzeremo qua al posto attualmente della root della pagina. Quindi qua lo comandiamo noi che cosa scrivere. Nel title gli scriviamo la mia prima pagina HTML. Chiudiamo il title. Ok. L'head è chiuso correttamente, il title adesso è chiuso correttamente, salviamo. Prima di salvare andiamo a mettere il tag body. E chiudiamo qui sotto il tag in questo modo con il backslash davanti. Andiamo a visualizzare la pagina, vediamo che qui la mia pagina HTML è cambiata, il titolo principale della pagina è qui in alto, sotto c'è il paragrafo. Se diamo una sbrisciatina col tasto destro, visualizza sorgente pagina, vediamo che abbiamo correttamente messo la sintassi corretta, abbiamo identificato l'HTML5, abbiamo racchiuso tutto attraverso il tag HTML, abbiamo chiuso nell'head le due principali caratteristiche che ci servono per far funzionare la struttura di base minimale dell'HTML, e abbiamo racchiuso il testo che l'utente visualizzerà questa parte qui, che è la parte body. Quello che ancora ci serve però è strutturare correttamente il testo o il codice che scriviamo affinché sia facilmente leggibile, specialmente da noi. Prima cosa, lo evidenziamo tutto e diamo un tab. Questo serve per dare un'indentatura al codice, in modo, sottolineo, evidenzio e do tab. In questo modo sto dando delle indentature che servono a me o al programmatore che visualizzerà il codice per fare in modo che il codice sia correttamente visualizzato. Se andiamo a vedere la pagina e aggiorniamo, non cambia nulla. Se andiamo a vedere il sorgente pagina, cambia l'indentatura esattamente come lo abbiamo prefissata noi all'interno della nostra paginetta. Benissimo, la struttura base è funzionante e abbiamo messo quello che serve per far funzionare la struttura HTML.